è sotto il giogo massonico, sotto il giogo massonico. È giogo, giogo, non gioco, non gioco, giogo, il giogo, giogo, sotto il peso della massoneria, sotto il controllo della massoneria. E qualche giorno fa c'è stata una bella trasmissione per inaugurare la nuova web TV di Tommaso Minniti, la TV intitolata Ti Vivo, e la trasmissione è intitolata Nasce Ti Vivo, facciamo festa. Una bella trasmissione alla quale io ho preso parte, io Serafino Massoni, ho preso parte come primo intervistato da Tommaso Minniti. Sono arrivati un'infinità di commenti. Ce n'è uno estremamente interessante di un simpatico blogger che si chiama, il cui nickname è Ion Teleos. Chissà perché ha voluto prendere questo nickname. Ion Teleos, io l'ho definito un simbologo, cioè uno studioso di simboli, perché nella trasmissione ha voluto evidenziare tutta una simbologia che riporta alla massoneria. Io il commento di Ion Teleos ve lo metto nel riassunto di questo video, così voi lo potete leggere nella sua interezza. Bravo, Ion Teleos, molto bravo sei stato, eh. Commento di questo blogger è molto lungo e vi leggo, diciamo, il clou, vi leggo il clou: che Tommaso Minniti non sia solo a gestire il canale, lo ha confessato lui stesso. I simpaticoni che saremmo noi i simpaticoni. I simpaticoni hanno voluto inaugurare il canale. Non è un canale, caro Ion Teleos, è una web TV vera e propria. I simpaticoni hanno voluto inaugurare il canale con uno che si chiama Massoni. Tanto per chiarire chi lo controlla. E la loro presenza, cioè la presenza dei massoni, era visibile anche nella lunga scia di simboli che si portano dietro. Sì, quindi è un interessante simbologo Ion Teleos. Glielo ho riconosciuto. Bellissimo, ti faccio i miei complimenti, caro Ion Teleos. Le interviste di Tommaso Minniti sono iniziate con uno che si chiama Massoni, che sarei io, vedete, sono questo qua, sono questo qua, uno che si chiama Massoni. Tanto per chiarire, dice l'amico blogger, tanto per chiarire chi è il padrone della situazione. Quindi torna in ballo il potere della massoneria, torna in ballo il potere della massoneria. La quale massoneria si ritiene che assieme ai gesuiti, almeno viene scritto così, controlli il mondo la massoneria. Beh, tanto tempo fa apparve un mio video. Apparve tanto, tanto tempo fa, apparve un mio video intitolato Gli Illuminati,
gli illuminati, e che poi ha anche i sottotitoli in lingua inglese, in maniera che anche chi parla la lingua inglese possa sapere chi sono gli illuminati. C'è un mio video di tanti anni fa intitolato Gli Illuminati. Quindi io al caro amico Ion Tereos chiedo di andare a vedere quel mio antico video intitolato Gli Illuminati, e perché egli possa sapere chi comanda questo mondo. Chi comanda questo mondo io lo rivelo nel video intitolato Gli Illuminati, che è sia in lingua italiana che in lingua inglese. Capito, caro amico? Vai a vedere chi sono gli illuminati e vedrai che la massoneria ha il suo potere, ma sopra la massoneria, sopra al vertice dove c'è la cupola, e sopra ci sono coloro che gestiscono davvero il potere mondiale, e sono gli illuminati. E chi sono gli illuminati? Per sapere chi sono gli illuminati devi andare a vedere quel mio video intitolato Gli Illuminati. Beh, cari amici, è comunque molto bello, è molto bello che mi venga detto che, non so se è contento Tommaso Minniti, che venga detto che le operazioni a questo mondo sono gestite dai massoni. Io mi chiamo Massoni, Serafino Massoni, nell'antica Roma si diceva nomen omen, nomen omen, nel nome c'è il destino. Ok, caro amico, grazie per i tuoi interventi, a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.